Su richiesta della Consob, con riferimento alle notizie di ieri diffuse dalle agenzie di stampa, la Fondazione Monte dei Paschi ha comunicato di aver effettuato nella giornata di ieri la vendita a mercato chiuso di 1,4 miliardi di azioni di Banca Monte dei Paschi, pari all'11,98%. Considerando anche le vendite effettuate sul mercato telematico azionario ieri e nelle giornate precedenti, la quota detenuta dall'ente guidato da Antonella Mansi nella banca conferitaria è oggi pari al 15,07%. Il ricavato delle vendite è prioritariamente destinato alla totale estinzione del debito residuo nei confronti dei creditori finanziari. La vendita dell'11,98% di MPS da parte della Fondazione è un'ottima cosa, fruttano anche del lavoro fatto dalla banca, lo ha detto il presidente di Rocca Salimbeni Alessandro Profumo, entrando questa mattina all'esecutivo dell'ABI, a cui partecipa anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Questa mattina il sindaco Bruno Valentini ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la vicenda. Ha un risultato fortemente voluto dalle istituzioni che hanno sostenuto il progetto di Antonella Mansi, che era quello di salvare la fondazione occupandosi anche dell'interesse della banca. Siena non è un cumulo di macerie, Siena può ripartire, certamente più povera di quanto lo era qualche anno fa, però con una grande forza, una grande determinazione, perché attraverso la salvaguardia del ruolo della fondazione questo territorio, quello sienese e quello toscano, riescono a difendere ancora la relazione fra la banca, che molti ci vogliono portare via, e Siena. L'operazione non è finita perché, come ho visto, ha dichiarato stamani la Presidente Mansi, c'è ancora da posizionarsi correttamente rispetto al prossimo aumento di capitale che la banca affronterà fra poche settimane, ma siamo davanti a un fatto molto importante, perché chi ha comprato azioni dalla Fondazione, che sono servite alla Fondazione per azzerare il proprio debito, quasi sicuramente si è posizionato anche per partecipare all'aumento di capitale. Ospite negli studi di Radio Siena e Siena TV, il presidente della provincia di Siena, Simone Bezzini, ha commentato così la notizia. C'è una base sulla quale provare a ricostruire patrimonio, differenziare la struttura patrimoniale della fondazione e tornare, dico nel medio periodo, a svolgere la mission di sostegno al territorio a cui sarebbe preposta appunto la fondazione. Certo. Dico nel medio periodo perché guai se venisse in mente a qualcuno ora che si sono pagati, diciamo, i debiti, no, di tornare rapidamente anche ad attività erogative, insomma sarebbe un errore gravissimo. Certo. Insomma, ora va, insomma, dopo tutto quello che è successo in questi anni, alla fine si è riusciti a salvare un po' di patrimonio, ora questo patrimonio va consolidato, va ricostruito, va differenziato.